E buon salve a tutti amici Capci Oper Nasmanada. Sì, così. Allora. Si fa una cosa molto tattica, ci riavviciniamo allo schermo, essendo che l'ho dovuto mettere in finestra, almeno non vedrete le bande nere sopra sotto, destra sinistra. E siamo su Fortnite, per chi si fosse perso, insomma, lo portai in live, credo la settimana scorsa, però quella live ora l'ho messa privata, cioè le lascio per un po' poi le metto private, senza eliminarle. E nulla, siamo su Fortnite, sono livello, insomma, la potenza è la 20, questi sono gli eroi della mia squadra per ora in attesa di altra roba. E nulla, niente, io adesso ho da fare qualche missione, effettuare un'altra estrazione completa di blab. E poi niente, nulla, c'ho, vabbè, incarichi, addirittura, completa tre missioni a pietra legno. Vabbè, poi lo faremo. Allora, adesso per iniziare ci apriamo subito il lama, quello che mi ha dato giornaliero. Vediamo se non siamo fortunati, nemmeno di silver ce lo dà. Di già un eroe, ah. Ok, bella. Ok. Funzionano così, è vero, me ne ero dimenticato. Un po' di punti esperienza che fanno sempre bene. I biglietti tempesta, che è quella lì, tanto è da riciclare perché non me ne fa nulla. Ah, ok, questa era quella giornaliera. E visto che ci siamo, perché non mi è piaciuta, ho 100 bac, ce ne apriamo una. E questa, niente, nemmeno silver. È tanto che non ne prendo una oro. Però vediamo un pochettino, altro 100 biglietti tempesta, quella, ok, è stata piuttosto povera. Ora sto aspettando di avere l'abilità per poter potenziare le spade e il mio ninja, la terza stella. E devo avere 40 punti nell'albero di livello 2. Quindi insomma ne faccio un po'. E poi niente, insomma arrivo poi. Perché sto tenendo da parte un po' di punti sia per upgradare la spada. Ne ho 30.000 da parte. Mentre per gli eroi ne ho 79.000. Quindi direi che non ci perdiamo in chiacchiere. E se vi interessa, ve lo dico ora che mi è stato consigliato da un iscritto da Diezel, se non mi sbaglio, di fare un canale Telegram. Quindi se riesco, insomma, per dire le cose, se ogni tanto faccio qualche live, insomma, per aggiornarvi in tempo reale. Quindi magari ve lo lascio in descrizione se riesco. E niente, ora partiamo, ci vediamo in partita. Siamo nella modalità del furgone, quindi se non mi sbaglio è cavalca il fulmine. E nulla, intanto spero che anche questo video non venga chissà quanto pesante, perché sennò ci metto una vita a caricarlo e ne è troppo lungo. E comunque cerco, cioè voglio fare un tipo di montaggio di video diverso rispetto agli altri. Voglio vedere di fare tipo dettagli un po' più tipo netti cose. Vediamo un po' magari come farlo e niente. Poi magari mi dite se vi piace in quel modo. Il mutaforma l'abbiamo ammazzato e quindi il mimic in poche parole. Un po' di rame. Tanto ne ho poco di rame. Perché cioè ne ho, per dire, no, di rame ne ho giusto poco. Giusto poco, soprattutto di parti meccaniche elementari. Non so se poi ci fosse un modo per craftare magari quella arrugginita, se poi ti dà un po' più di crafting. Perché, insomma, siamo ancora rimasti lì. Dire che è un po' più difficile trovare quelle arrugginite che quelle elementari. Che mi sono fatto malissimo. Ogni tanto frizza, non so perché. Ah, ok, perché si è unito quello, ok. Perché questo gioco quando frizza significa che la gente si unisce. Che bello. Oh, ok, l'ho visto ora. Quindi lo devo attivare. E bisogna scrivere alla gente che io lo devo fare. Quindi scriviamo: I need to extract the blab. Se questa gente brava mi dà una mano. E allora, vediamo. Materiali non è che io ne abbia chissà quanti. Perché li ho finiti proprio ieri, cioè, sinceramente non so, forse ieri l'altro per voi non lo so, dipende se riesco a farlo uscire prima grazie alla mia connessione. E niente, l'ho finito sempre a fare questa cosa dell'estrazione del blab e quindi è perfetto. Allora qua si fa una porta, che è la porta dove si deve solo attivare il sifone. Magari i muriccioli ce li facciamo in pietra. Comunque sono dei giorni molto, piuttosto giorni fissi dove io gioco a
Fortnite. È diventata una droga perché è bello, non ti incazzi con i giochi competitivi che io gioco. Perché io gioco pure coso, Rainbow Six. Magari se volete dei video di Rainbow Six ditemelo che cerco un modo per portarveli. Perché, insomma, saranno video con le bande nere perché non posso fare altrimenti. Almeno che non sia bravo YouTube e me lo tenga come lo deve tenere. Allora, intanto noi finiamo la nostra costruzione. Ok, io direi tipo il pavimento di farlo così, il pavimento di qua, tranne qui che lo facciamo in questo modo. Poi magari lo miglioriamo al livello 2. E a posto, abbiamo già quasi finito il legno, quasi finito tutto di nuovo. Che bello. Ok, sì, e lì stanno spaccando un muro? Che cosa fai? Ma chi... che cosa... fammi prendere la spada, aspetta, aspetta. Muori. Bene. Ci prendiamo la cassetta, magari si trovano cose che non ci interessano. Whee! Bene, ora devo tornare di là. Sono un pirla. Allora, vediamo se mi vogliono aiutare. Tu help me. Vediamo se dicono no, brutto pezzo di merda, o non rispondono. Può essere che magari non capiscono l'inglese, cosa che tutto il mondo dovrebbe sapere, ma purtroppo non sono tutti come me. Ovvero dei brutti pezzi di merda inutili alla società. Quindi, io lo coso, io l'estraggo, tanto la prima dovrebbe essere semplice anche farla da solo. Tanto, cioè, so che i punti di spawn non sono tanti. Tanto un minuto dovrei farcela gestire anche da solo. Perché se tanto lo attaccano faccio così con le armi che mi sono fatto craftare dagli amici. E a te, che chi ti ha detto che te potevi entrare? E vaffanculo, mi sa che no, non ce la faccio da solo. Ehi, ehi, ehi. Ah, 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 ah. Ehi, ehi, ehi. Ok, ripariamo. Ammazziamo loro. Ammazziamo sempre loro. Ripariamo, ripariamo. Qua si mette un muro di legno. Ah, basta qui, dai. C'è la porta. Ok, quello mi ha fatto piuttosto paura. Brutto pezzo di merda. Brutto bastardo. Ecco. Così si fa. Oh, bravo. Bravo che sei venuto a darmi una mano. Chi è? Chi è? Non, è Tacco, bravo, Tacco. Scomparso il muro. Cioè, la porta volevo dire. Lui è ancora qui, quindi direi che... ready for... Vabbè, non mi rispondono mai, quindi fanculo, vi faccio partire. Venite, venite, che poi spawnano tutti in questa zona. La nonna, la nonna, la nonna, 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 nonna. Muori, nonna, 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 nonna. E tutti quanti dovete morire. Bravo, Tacco, scendi. Ancora con la pistola, quella che ti danno... All'inizio, spero che sia potenziata. Dai, nonne, basta. Scusa, non volevo non mangiare la cena che mi ha preparato. Che cazzo? Che cazzo, non me ne ero accorto? Ste nonne di merda che rompono i coglioni. Basta. E dai, l'ho appena costruito. Guarda là. No. Scusami, quell'altro che cosa sta guardando? Basta, troppi sono. Finiti i colpi, fanculo. Stanno attaccando di là. Stanno attaccando di là. E hanno sfondato. Ma che cosa copre quello? Scusami. Tacco. Una mano. Guarda lì. Tutto da riparare. Che 99 di legno e basta. Ok, allora l'ultima. È la più difficile. Wagil. Can you help us? Invece di farti i cazzi tua, dove sei? Guardalo, è là. Ok, sta arrivando. Ma che cazzo, non è nemmeno partita. Arrivano di già, ma che cazzo. Andiamo di armi perché è un po', insomma, è da gestire, insomma, con la spada. Se poi ci sono quelli da lontano, devo sempre switchare, mi fa fatica. Da dove arrivano? Guardala. Ah, tiro al piattello. Aia, 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 aia. E dai, ma piglia fuoco bene. Due addirittura, troppe. Oddio! Mannaggia quei cosi. Vieni qua. Non volevo farti l'attacco pesante. Pensavo fossi un ciccione. Fanno, entrano. Entrano.
nulla. Spreco di materiali. Perfetto. Tutti sempre a farsi i cazzi loro. E quindi all'inizio ero da solo. Poi è arrivato quell'altro e che non si sa che cosa stava guardando perché se erano riusciti a accusare significa che non guardava nulla. E qui c'è una cassa. Scusate, ma io voglio aprirmi la cassa. Dai, fatemelo aprire! Muori! Attacco pesante per il ciccione! Ad un altro attacco pesante! Vediamo. Ok. Pedana curativa, ok. Tanto ne ho poco. Beh, buon anno, insomma. Allora, visto che tanto serve, ci prendiamo il blab. Che poi, secondo me, mi ho sbagliato a non mettere trappole. Però, cioè, è un po' uno spreco, secondo me, mettere trappole. Anche perché, cioè, forse le finivo tutte. E non mi va di finire le trappole. Perché poi ci vuole, cioè, insomma, Quindi noi rifarmiamo un pochettino di legno perché ce n'è bisogno. Comunque ditemi se magari vi piace. Che cazzo, tacco abbandonato, brutto pezzo di merda. Insomma, dicevo, ditemi se vi piacciono tipo i video in questo modo, tipo più tagliati, non lisci cose. Magari sotto potrei averci messo una musichettina, anche se ho detto che non ce le mettevo, però secondo me in certi tipi di video ci stanno. Tipo nel video. E nei video quelli che faccio dove non taglio solo le cose se tipo c'è qualche problema, se tipo vado via, mi allontano un secondo, e insomma tipo cose di escape, tipo le cose dei caricamenti, se magari muoio poi vado direttamente alla partita di dopo, allora faccio una cosa del genere. E invece se le faccio in questo modo, insomma, ce le metto le canzoncine. Spaccati! Ma qui c'è la gang del bosco qui sotto. Ma guardali, la gang del bosco. E arrivo io ora. E la gang del bosco sterminata. Ammazziamo l'altro pipistrellino. Vieni qua. Ah, dolore. Lancia la tanica quello. Anche male. Però se ero lì morivo. Aia, basta, siete troppi, mi fate male così. Però devo dire che questo PG c'ha un bel culetto. Ah. Ok, va attivato il furgone. Yebada! Allora, però aspetta, amico, perché io farei una cosa del genere. Anche se si buttano da lì sicuramente. Ora mi pare un po' inutile metterle qui perché tanto se si buttano è la fine. Quindi si può fare una cosa del genere. No, ho sbagliato. Così. E se si buttano ci sono delle trappole. Che non voglio fare perché uso quelli. Perché per questo non voglio usare le trappole. Metto una di queste. E magari si fa così che uno viene spinto, così viene spinto lì. Si fa danno sia dalla spinta che dal coso. E teoricamente lì per ora va piuttosto bene. Se si lanciano, se si lanciano, ricordate. Che cazzo, l'ha già fatto partire. Ma scusa, un po' di contegno, amico. Ok, stanno già attaccando qui. E la Madonna, quanti danni già così. Che cazzo, dai! Una mano, aia! Muori, 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 muori. Basta, troppi, troppi. Così non si va d'accordo. È dolore, però. Sono là, sono di qua. Venite, venite, morite, morite, amici. Morte per tutti. Qui, 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 qui. Di nuovo. Dai, l'ho appena riparato. Ok. Teoricamente, se tanto vanno da questa parte, ci sono un po' di trappole che qualcosa dovrebbero fare, spero. Non lo so. No, il bruto no. Segui me. Vieni da me. Segui me. Segui me. Segui me. Portalo via dalla base. Portalo via dalla base. Diamogli fuoco con questo. E io salvo un po' la base. Ah, c'è una nonna che lancia le puzze, una nonna che scureggia. I peti della nonna sono sempre quelli peggio. Eccola! Vieni qua, nonna. Non ci arrivo. Mi hanno insegnato a saltare a una certa altezza, ma non così. Che cosa ci fa lui? Che cazzo? Vola quello. Altri? Lo sento. Lo sento il bruto che va. Eccolo. No, vieni di qua, vieni qua, vieni qua. Seguimi, 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 seguimi. Vieni, 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 vieni. Vieni. Dai. 5 secondi, 4, 3. E l'abbiamo ammazzato. Ok,
Allora, la prima è stata fatta, ce l'abbiamo fatta, è stata semplice, dai. È stata semplice. Ok, comunque, tipo, devo ringraziare The Lone Gamer. Perché mi ha fatto conoscere questo gioco. Cioè, insomma, lo conoscevo di già, che, insomma, ne avevano parlato le tre cose, però non ero molto. Insomma, non è che mi ispirava tanto. Poi ho iniziato a vedere un po' di video, visto che volevo essere curioso, non avevo, cioè, volevo un altro, un gioco dove non ti dovevi incazzare. Giochi Escape ti incazzi, giochi a Rainbow ti incazzi, giochi a PlayerUnknown ti incazzi. E questo è un gioco rilassante. E niente, io l'ho comprato e sono fisso. Tanto è vero che io ho l'ultima versione del gioco e forse il fall upgrade che se gli diamo ulteriori soldi una volta avendo questa versione del gioco ti danno tutti gli eroi leggendari con tutte le armi leggendarie e le cose belle. Ovviamente non tutte le armi, proprio tutte tutte tutte, ma quelle che doveva darti con la scelta dei personaggi che avevo io, che io ho scelto il ninja perché almeno non devo craftarmi le munizioni per la spada. Attiviamo! È però non vicino alle cose. No, ci sono i ciccioni. Che i ciccioni fanno troppo danno. Vieni. Ah, vabbè, dai, se vuoi andare su va bene, quindi sprechi tempo per andare su. E ce la stiamo cavando piuttosto bene. No, ho sbagliato tasto. Ce la stiamo cavando piuttosto bene. Comunque, insomma, io magari, cioè, vi lascio proprio una partita. Cioè, faccio una partita, poi la monto la cosa. Vi carico solo una partita, non che tipo ne faccio diverse. E insomma, ve ne carico solo una nella speranza che con poi il montaggio diventi un coso pesantissimo per i 60 FPS e le cose. Quindi, insomma, io non ho la possibilità di caricare. Insomma, fino a che pesa un giga, in una notte ce la faccio. Fino a che quando inizia a pesare un giga e 7, lì inizia a diventare un po' un problema. No, 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 seguimi, 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 seguimi. No, l'ha buttato giù però. Aia! Vieni qua, madonna. Brutto pezzo di merda, che mi hai fatto male. Come ti permetti? Sono una donna, non si picchiano le donne, brutto bastardo. Vieni, vieni, muori, muori. Un pezzo di merda. Te che vuoi? Mingerlino. Però, giovani d'oggi no, proprio non li capirò. E quindi, citazione. Dai, 7. Ah, lui stava proprio spaccando il pavimento perché gli rompeva i coglioni la cosa. Ok. Yeah, lift up! Yeah! Vola! Vola! Ah, che okay, beh, insomma. Bella visuale. E niente, dai, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Quanto fiero sono! Mi mancava solo il combattimento, avevo fatto tutto soltanto io. Comunque, che dirvi? Io spero che vi piacciono. Insomma, vi piacciono video del genere e di Fortnite. Vorrei magari riuscire a farci un po' più di video. E ti prego, non mi dà un altro punto di abilità. Quindi, che dirvi? Vediamo la cassa che mi dà, la cassa di livello 4. E quindi, che dirvi, signori, signori e signorine, signorotti? Io vi saluto, spero vi sia piaciuto. Magari. Ditemi nei commenti se vi piacciono video del genere, soprattutto video di Fortnite, così magari ne porto altri. E quindi niente, io spero di riuscirlo a caricare in tempo e non pesi tanto. E l'apriamo, vediamo che cosa c'è dentro. 6 cose, ok, va bene, ok, perfetto. Quindi niente ragazzi, io vi saluto, spero che vi sia piaciuto tutto. Fatemi sapere nei commenti tutto quello che mi dovete sapere. Avete capito, insomma, mi impappino. E quindi nulla, io vi saluto e ci si vede al prossimo video. Ciao ciao!